675.000 euro, questa è la somma stanziata dall'amministrazione comunale di Pescara per i buoni spesa sotto Natale per i cittadini meno abbienti. Poveri, nuovi poveri con la crisi e l'emergenza sanitaria. Sindaco, avete dato fondo alle risorse disponibili per andare incontro a queste difficoltà? Andiamo a consegnare buoni spesa per oltre 675.000 euro prima di Natale. L'avviso sarà pubblicato sabato, rimarrà per 5 giorni. Ci sarà un'assistenza continua per coloro che avranno difficoltà a fare le domande in maniera digitale, perché oggi nell'era della transizione digitale dobbiamo muoverci con i buoni spesa in formato digitale, però aiuteremo tutti, perché chi non sarà in grado di fare partecipare all'avviso via web potrà usufruire dei servizi dei centri di ascolto a Rancitelli, a San Donato, in comune. Quindi non sarà lasciato nessuno indietro. Per 5 giorni ci sarà la possibilità di fare le domande. Ci saranno buoni spesa che andranno da 150 a 600 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. Ovviamente bisogna rientrare in determinati parametri. Il parametro è non aver incassato negli ultimi 2 mesi, cioè ottobre e novembre, più di 1.560 euro al nucleo familiare. Quelli che lo richiederanno e che avranno titolo avranno i buoni spesa da spendere nelle nostre attività commerciali. Beni di prima necessità, quindi beni alimentari, prodotti per l'igiene, prodotti per la casa, prodotti per bambini e anche prodotti per cani, perché, per animali, perché oggi gli animali di affezione fanno parte della vita di ciascuno di noi e quindi è giusto anche intervenire in questo senso.